Benvenuti ad una serata davvero storica. Oggi è il 6 maggio 2020 e Automobile Club d'Italia è orgogliosa di presentarvi il primo appuntamento, il primo stage del campionato italiano Gran Turismo eSport 2020, campionato che, come dice il nome, mette in palio il titolo di campione italiano. Un appuntamento davvero imperdibile, un appuntamento che mette il sim racing su un altro step in Italia soprattutto. Partono ora, ottimo lo spunto di Matteo Golotti, attenzione, mentre Ariel Bernardi si porta subito alle sue spalle, quasi in scia, va a chiudere un po' la porta a Dino Lombardi, attenzione a Moreno Sirica che va a affiancare in quarta posizione proprio Dino Lombardi, staccata di curva 1 adesso con le prime due auto dell'Euro Racing Team che riescono a prendere le prime due posizioni, mentre dietro è ancora lotta tra Lombardi e Moreno Sirica. In questo momento tutti hanno effettuato la sosta in pit lane, attenzione, quindi rientra in prima posizione Matteo Golotti, seguito sempre da Bernardi, Lombardi e Sirica. E Moreno Sirica che nell'ultimo giro si è avvicinato moltissimo a Dino Lombardi, era proprio vicinissimo all'inizio del secondo settore, forse Moreno Sirica ha ancora qualche cartuccio alla spalla e si gira Dino Lombardi proprio in diretta mentre li stavamo guardando, e Dino Lombardi a questo punto deve cedere la terza piazza a Moreno Sirica, scatenato nell'ultima parte di gara. Passa anche Petri dall'esterno, riesce a chiudere il sorpasso al volo su Dino Lombardi, e Petri guadagna la quarta piazza e riesce a mettere tra l'altro un'auto tra sé e Bertolotti, quindi jackpot per Emanuele Petri. Va a chiudere la variante palleggiata dal suo compagno di team, esce da curva 16 Matteo Golotti dell'Euro Racing Team, vince stage 1 del campionato italiano di Automobile Club d'Italia eSport 2020, il lampeggio del suo compagno di squadra Ariel Bernardi e Moreno Sirica che va a chiudere in questo momento per Williams eSports in terza posizione dopo la debacle di Dino Lombardi, quindi davvero prova maiuscola per questi due team, Leo Racing Team e Williams eSport. E in diretta da Imola, amici sportivi, benvenuti al secondo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo eSport 2020. Da un lato giallo, da un lato dell'Euro Racing Team, il verde degli SRC, partono, contatto dietro di Lombardi, una leggera sportellata, partenza davvero fulminea di Emanuele Petri, contatto violentissimo dietro, tutte le auto coinvolte a partire dalla sesta posizione. Attenzione perché comunque Petri passa, seguito da Lombardi, segue Carbognani. E attenzione, attenzione, ma che cosa è successo dietro? Adesso Stefano, che cosa è successo? Mi pare che ci sia stato un contatto tra la moglie e un'altra auto, la moglie si è girato totalmente nella direzione destra. Adesso intanto Dino Lombardi mi pare, sì, Dino Lombardi in testa alla gara, ha passato Emanuele Petri alla tosa. E Emanuele Petri prova a restituire il favore alle acque minerali, scusate, alla Piratella, con comunque Dino Lombardi che mantiene la prima piazza. Sì, partenza molto 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 caotica. Dino Lombardi 41.6, record della gara nell'ultimo giro, e anche Emanuele Petri ha fatto il suo best personale proprio nell'ultimo giro, quindi hanno ricominciato a spingere fortissimo entrambi, però Dino Lombardi esce sempre vincitore da questi piccoli raffronti giro dopo giro, e decimo dopo decimo costruisce, mattoncino dopo mattoncino costruisce questo gap che adesso lo vede in testa con 4 secondi e mezzo di vantaggio. Intanto Carbognani e Bernardi in lotta all'uscita della tosa, con Carbognani che deve andare difensivo. Adesso Bernardi prova dall'esterno a insidiare alla Piratella, prova dall'esterno, attenzione, prova un sorpasso incredibile, sono ancora affiancati, arrivano affiancati alle acque minerali, molto difficoltosa la situazione con Carbognani che chiude la porta
alle acque minerali. Bellissima azione di gara tra i due, il primo vero tentativo di attacco da parte di Bernardi, che ancora ci prova, copre ancora la linea Carbognani, arrivano alla variante alta con Bernardi che adesso esce il più vicino possibile, ma adesso siamo già in territorio McLaren. Siamo sul leader che va a passare un doppiato e lampeggia per la chiusura della sua ora di gara, il suo secondo appuntamento di questo campionato italiano. Buona serata a tutti, benvenuti alla gara che apre una settimana tutta GT3. GT3 in corsa stavolta sul circuito belga di Spa-Francorchamps. È lui il protagonista del terzo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo di ACI Automobile Club d'Italia. Tanti piloti rimangono soli perché la pace car scompare, e a questo punto Lombardi e Bernardi, con Lombardi a favore di traiettoria per la source, il rettilineo di partenza, partono ora, attenzione, va a chiudere subito la traiettoria ideale su Petri, Bernardi in difesa del suo compagno di squadra Lombardi, attenzione, arrivano alla source, molto composti, un pilota fuori, mi sembra Pezzoli. Finisce terzo, ma adesso in scia. Allora, Dio, un'auto, attenzione, un'auto. Moreno Sirica violetto fuori, con Petri che attacca Lombardi adesso, è proprio quello che voleva fare sin dall'inizio, dalla sua seconda fila. Petri con la... Oh, no, che fatto! Incredibile! Eh sì, c'è stato proprio l'appoggio da parte dei due piloti del Racing Team. Lombardi che comunque sembra avere un passo buono per restare in pista fino al pit programmato, quindi non troppo male per lui, che se riesce a fare una top 10 come risultato sicuramente potrebbe restare a galla come punteggio in classifica. Battaglia senza esclusione di colpi come questa qua che è inquadrata adesso, con Carbognani, Da Cunto e Barone, con un Barone che è sempre più, diciamo, disperato di voler passare queste McLaren, ma su questo circuito velocissimo di Spa si sta rivelando compito assai arduo. Esce da Blanchimont sfruttando anche lì tutto il cordolo a disposizione, Pezzoli 1 secondo e 9, ma il tempo è scaduto per Camillo Pezzoli. Leo Racing Team va a tagliare il traguardo in prima posizione in questo terzo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo. Splendida la gara anche degli SRC, con secondo e terzo posto finale di Pezzoli e Carbognani, che hanno la meglio sui VRS Coand di Rocco Barone. Un cordiale saluto a tutti amici sportivi ed appassionati di sim racing e benvenuti alla tappa numero 4 del campionato italiano Gran Turismo di Automobile Club d'Italia. Ci troviamo negli Stati Uniti d'America, più precisamente in Florida. Con Dino Lombardi che parte, ma dietro di sé un poker di auto degli SRC, squadra corse che lo stanno davvero marcando a uomo, davvero sembra un po' Claudio Gentile nel 1982 quando marcava davvero sui suoi avversari più forti del Brasile. Ma qui siamo sulla curva del tramonto, le chiacchiere sono finite, appare il semaforo, parte come un razzo Dino Lombardi che sembra mantenere con una certa facilità la prima posizione. Andiamo a vedere dietro, perché gli SRC qui devono fare gioco di squadra. Intanto dietro anche tutto il gruppo arriva fiondato in curva 1, Petri in seconda posizione anche lui. Petri è riuscito per la prima volta dall'inizio della gara a recuperare distacco su Dino Lombardi. Ha girato non in questo giro, ma nell'ultimo giro, nel penultimo giro, ha girato in 1:59,8, quasi il suo giro migliore della corsa personale. E quindi Petri rilancia l'attacco su Dino Lombardi, il distacco è sui 2,5 secondi, meno di 2,5 secondi adesso, quindi Petri è assolutamente in finestra per provare il sorpasso ai box.
situazione molto diversa con un Lombardi che era riuscito a guadagnare fino a 3 secondi sul suo avversario degli SRC squadra corse, ma la McLaren di Petri vola. La McLaren di Petri sta davvero volando in questa fase ed entra insieme ai Bob in tandem con un Birillo che li accompagna, arriva anche Pezzoli. Riparte Petri ed è davanti al Lombardi, proprio quello che avevamo immaginato. Dopo gli ultimi due round, Emanuele Petri è riuscito a rifornire leggermente meno benzina. Adesso ci prova subito Lombardi e passa Lombardi di nuovo. Attenzione, il sorpasso di Lombardi proprio in uscita dalla pit lane su Emanuele Petri. Un sorpasso incredibile, Giancarlo. Attenzione, Petri e box. Petri e box, una penalità. Attenzione, una penalità per Petri, probabilmente una penalità da scontare per Petri perché escludo non abbia ottemperato a determinate strategie. Tanto il tempo scade in questo momento con Lombardi che affronta per l'ultima volta la variante Le Mans. Pezzoli a 6 decimi di distacco, ultima round down verso l'ultima curva con Lombardi che va a nascondere la sua scia su Pezzoli che ha solo mezzo secondo. Attenzione Giancarlo. Attenzione, ultima curva, sono 5 decimi, sono troppi. Servirebbe davvero qualcosa di assolutamente unico alla curva del tramonto che non c'è. Va a chiudere Lombardi che esce bene dalla 17esima curva. Lombardi, Pezzoli si era portato 84 decimi ma non bastano. Vince il Leo Racing Team, vince Dino Lombardi sugli SRC squadra corse di Pezzoli, Camillo Pezzoli, splendida seconda posizione dopo una lotta durata 60 minuti. Benvenuti amici appassionati di Sim Racing al quinto appuntamento del campionato italiano ACI eSport Gran Turismo. Oggi scopriremo le vere qualità dei piloti che si giocano il titolo di campione italiano GT3 su iRacing. Perché qui non basterà portare l'auto al traguardo, qui oggi si dovrà davvero buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ma è il momento proprio di Morris Corner, dell'ultima curva, dove Petri e Pezzoli arrivano ora. Attenzione, si stanno per scatenare tutti i cavalli, partono ora, un contatto, attenzione, ho visto un pilota che è andato a muro, mi sembra proprio Lombardi. Attenzione che si va a inserire anche Barone di WRS Coanda, sì, che si prende la quarta posizione, cerca la controrisposta a Lombardi. Ho visto quel contatto, attenzione, un pilota esce decisamente, proprio Lombardi. Lombardi ha avuto un contatto con le protezioni, attenzione, uno scarto e Lombardi ora in decima posizione. Partono intanto i piloti full gas, gli SRC squadra corse con Pezzoli, Petri, poi dietro Carbognani, Barone, la moglie, Ugolotti in sesta posizione. Lombardi ora è in decima piazza in lotta con Nico Pasolini. Siamo con la moglie che esce decisamente male dal chase, intanto un pilota taglia, un contatto, un Larry Team in contatto con la moglie, attenzione dietro, anche un contatto che vede coinvolto SRC squadra corse, cappottamento. Sì, è proprio Golotti che tira dritto a The Chase, rientra, così arriva la moglie da dietro, causa tutto il contatto a catena, adesso Golotti dovrà vedersela sicuramente con la Race Commission. Direi proprio di sì. Io all'inizio ho detto che era un'uscita non felice di la moglie dal Chase, mentre in realtà era quel taglio di curva netto, di Chase netto per Ugolotti, che di fatto poi si è posto proprio davanti all'auto di la moglie e c'è stato il contatto anche importante, disastro per la moglie che conclude la sua gara in anticipo. Qui siamo con Lombardi che in tutto questo ne ha un po' beneficiato perché ha guadagnato praticamente 4 posizioni, era in 11esima piazza, adesso è scomparso anche Pasolini che era davanti a lui, adesso Lombardi è 7º. Stop and go per Ugolotti, eccolo là, unsafe rejoin, stop and go e quindi gara decisamente compromessa per il leader della generale insieme a Lombardi. Colpo di scena, Stefano. Sì, colpo di scena, gara assolutamente compromessa con Lombardi che cerca il sorpasso su Da Cunto nel punto più veloce della pista. Un Audi R8 che sembra poter attaccare in questa fase la McLaren di Da Cunto, la staccata dall'esterno di Lombardi che riesce a chiudere il sorpasso. Che sorpasso pregevole di Lombardi che va a prendersi la quinta piazza e soprattutto va a consolidare la propria leadership in campionato su Ugolotti che va subito a scontare il suo stop and go.
grandissimo attacco di Lombardi all'interno, che ha ritardato la staccata il giusto, lasciando comunque spazio, e Lombardi dall'esterno che è riuscito comunque a percorrere la curva, mettere leggermente durato sull'erba, ma poi uscire meglio e a conservare la posizione. Adesso prova Lombardi all'interno di curva 2, fa andare lungo Barone, riesce il sorpasso, a zona di disturbo di Lombardi all'interno, che ha fatto staccare leggermente più esterno Barone, lo ha fatto staccare largo, adesso largo però Lombardi con Barone che si riavvicina, ma non riesce a ritrovare l'affiancamento. Sì, il momento della verità per la quarta piazza, lo vedete, partono, attenzione, i piloti con Pezzoli che si muove, seguito da Carbognani. E mentre Petri ancora è fermo, Petri, attenzione, passa Lombardi, Petri fermo, sì, Petri fermo, parte da Cunto che è dietro Barone, ma attenzione, Petri fermo di nuovo come sì, a Sebring, esattamente come Sebring, lì addirittura fu costretto anche al rientro in due volte. È il momento però d'oro per Carbognani, eccolo qua, e per Pezzoli, che tagliano il traguardo e vanno a vincere gara 5 del top split di questo campionato, e con un discreto vantaggio, grande lampeggio, grande vittoria, grande gioia per loro, un discreto vantaggio su Dino Lombardi con l'auto numero 00, che comunque riesce a contenere i danni, e chiudendo sul podio in terza posizione arriva anche Rocco Barone e tutti gli altri. Cordiale saluto da Giancarlo Granalli e benvenuti all'epopea della finale, all'ultimo miglio. Benvenuti al campionato italiano Gran Turismo Stage 6 di Automobile Club d'Italia. Vedete in alto il semaforo che sta per accendersi, in quel momento sarà davvero scatenate l'inferno, davvero ancora non arriva lo start, i piloti sono già infuocati, stanno per lanciarsi, eccoli qua, partono ora, attenzione, buono lo spunto di Carbognani, attenzione dietro Lombardi, subito va a chiudere alle spalle di Pezzoli per la terza posizione, dietro di lui anche Petri, la staccata di curva 1, attenzione con Petri che rischia di perdere l'auto alle spalle di Lombardi, si inseriscono in variante 1 con Lombardi all'attacco su Pezzoli, però traiettoria migliore per il pilota dell'SRC. Arriva anche Ugolotti all'attacco di Petri in variante Roggia, attenzione, traiettoria di favorevole, il contatto con Petri che si gira, viene colpito da Barone, attenzione, Petri si gira dopo un contatto con Ugolotti, arrivano anche altre auto che riescono ad evitare Petri davvero per un soffio, Ugolotti contatto alla Roggia. Non si è fermato, in realtà Matteo Ugolotti è un drive-thru, Ugolotti drive-thru per l'incidente con Petri. Eccolo, arriva in alto la spiegazione, quindi la direzione gara ha segnato un drive-thru per quell'incidente alla Roggia nelle primissime battute di corsa tra il pilota delle Oresi Team e il pilota degli SRC. Attenzione perché intanto Carbognani e Da Cunto sono ai box e ne approfitteranno Pezzoli e Lombardi. Vediamo dove si va a collocare Pezzoli rispetto a Carbognani nel momento in cui Carbognani uscirà dalla pit lane. Affrontano la parabolica in questo momento la coppia Pezzoli e Lombardi che occupano la terza e quarta posizione. Fra poco scavalcheranno Da Cunto che è ancora fermo, mentre Carbognani comincia a muoversi, esce dai box in questo momento. L'uscita di Carbognani, ma passa Pezzoli, attenzione, l'attacco anche di Lombardi che passa in seconda posizione, quindi Lombardi ha guadagnato, non ha sicuramente, no, era Pezzoli, sì, attenzione, Pezzoli, quindi era Carbognani, quindi perde la posizione Lombardi che ha decisamente guadagnato fermandosi prima rispetto a Carbognani. Le telecamere sono tutte ovviamente per il leader, Leo Racing Team, Dino Lombardi alle spalle di Pezzoli che vince la corsa, ma il titolo di campione italiano sta per cadere in mano al team giallo e nero dell'Leo Racing Team, con Dino Lombardi che esce dalla parabolica e lampeggia e vince il titolo di campione italiano. Grande gioia anche per Pezzoli che continua a zigzagare, ma ormai la gara è finita e vince il titolo Dino Lombardi. Stefano, che gara, bellissima gara. Ha fatto notare tutti i valori in campo, un Dino Lombardi
che è stato un martello per tutto il campionato, non ha mai fatto una defiance che fosse colpa sua, perché l'unica defiance che ha avuto è stata Spa, gara nella quale è stato tamponato da un suo compagno di squadra alla partenza, quindi non è stata colpa sua. Sicuramente avrebbe fatto podio anche lì, penso, perché era in prima piazza nel momento del tamponamento. Quindi un Dino Lombardi che è stato un vero e proprio martello in tutto l'arco del campionato e che va a prendersi meritatamente questo titolo.